Salve amici, sono DM81 e vi do il benvenuto in Curiosando, il mio canale YouTube che si occupa di informazione. Come vi ho annunciato nei video precedenti, in questo video vi farò ascoltare il confronto fra il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca e il boss della mafia Salvatore Madonia. Di fronte ci sono due pezzi da 90 della mafia siciliana. Il confronto è avvenuto durante il processo Madonia Salvatore e altri, noto anche come processo per la strage di Capaci bis. L'udienza si è tenuta a Firenze sabato 9 gennaio del 2016. Il presidente della corte è il giudice Antonio Bassamo. Come vi ho detto, di fronte ci sono due boss tra i più importanti che c'erano in Cosa Nostra. Entrambi provengono da due importanti famiglie mafiose. Da una parte c'è Giovanni Brusca, che è nato a San Giuseppe Ato il 20 febbraio del 1957. È il figlio del boss Bernardo Brusca, capomandamento di San Giuseppe Ato. Anche i suoi fratelli Enzo ed Emanuele facevano parte di Cosa Nostra. Quando venne arrestato il padre, Giovanni Brusca divenne il nuovo capo del mandamento di San Giuseppe Ato. Faceva parte del gruppo di fuoco a servizio dei Corleonesi. Venne arrestato nel 1996 e pochi mesi dopo l'arresto divenne un collaboratore di giustizia. Dall'altra parte c'è Salvatore Madonia, conosciuto in Cosa Nostra come Salvuccio. Salvuccio Madonia è nato a Palermo il 16 agosto del 1956. È il figlio del boss storico Francesco Madonia, che era il capomandamento della zona di Resuttana. Anche lui, come Brusca, aveva due fratelli che facevano parte di Cosa Nostra, Antonino e Giuseppe. Dopo l'arresto del padre e del fratello Antonino, Salvatore Madonia divenne il reggente del mandamento di Resuttana. In questo confronto, in sostanza, Salvuccio Madonia respinge le accuse che gli fa Giovanni Brusca. Il confronto è basato soprattutto sulla partecipazione di Madonia all'ultima riunione di mafia che si tenne nel 1991, riunione dove Salvatore Riina informò la commissione della linea dura che Cosa Nostra avrebbe intrapreso nei confronti dello Stato. Allora amici, ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio, non prima però di avervi chiesto, come al solito, di lasciarmi un like al video se il video vi piace. Aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. E soprattutto, se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube, in questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. E se attivate anche la campanella, sarete informati sui prossimi video che pubblicherò. Allora amici, ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio, noi ci vediamo nella prossima anteprima. Ciao ragazzi! Procediamo al confronto tra Brusca e Madonia. E anzitutto ecco, Brusca è stato sentito all'udienza del 24 novembre 2014 che si è svolta in trasferta presso l'aula bunker di Roma. E allora il signor Brusca ha reso una serie di dichiarazioni riguardanti una riunione della commissione di Cosa Nostra per lo scambio degli auguri natalizi, ecco, aveva in questi i termini definito in prima battuta il tipo di riunione. E adesso se Brusca vuole riferire dove si svolse la riunione, chi era presente e il contenuto essenziale di questa riunione. La riunione è avvenuta in una casa di un parente di Salvatore Cancemi, ora non mi ricordo la zona precisa, mi ricordo che era uno scantinato, una cucina abbastanza grande, c'era un tavolo grande, eravamo tutti seduti. Quindi era un parente di Cancemi? Sì. E la zona precisa lei non la ricorda, ma no, si ricorda anche in maniera approssimativa dove si trovasse questa casa? Zona, e ora il nome già di questo soggetto l'ho fatto più volte, però non me lo ricordo.
la zona di Salvatore Cancemi, zona, come, aspetta, non mi viene in questo momento il nome, è un quartiere di Palermo, c'è confine con la quartiere della Noce, ora non mi ricordo come il nome preciso, mi ricordo che c'era una villa che si entrava con, c'era uno scivolo, si scendeva, e c'era una cucina grande abitabile dove si potevano, era adibita a cucina, c'era questo tavolone grande che i familiari l'adoperavano per loro, quindi eravamo tutti seduti là abbastanza comodi, senza nessun tipo di problema. Il quartiere non me lo ricordo in questo momento. È un cugino, già questo nome l'ho fatto in precedenza, è un cugino di Salvatore Cancemi. Senta, e comunque Vito, chiedo scusa, Vito. Vito Priolo, però non sono sicuro. Comunque, ecco, continuando quindi nella sua ricostruzione. E c'è una riunione presso questo immobile, quindi di un cugino di Salvatore Cancemi. E il periodo lo vuole ricordare? Ma sarà stato 8-10 giorni prima, ora non mi ricordo con precisione. Prima lì? Del 25 dicembre. Sì, quindi lei dice 8-10 giorni prima del 25 dicembre. E non è in grado di ancorare a elementi più sicuri il suo ricordo? Qualche dato più preciso? No, non mi ricordo con precisione, no. In quel momento posso dire che in quel momento storico e in quel periodo precisamente ne abbiamo fatto più di una riunione. Credo che questa sia stata l'ultima. Sì, l'ultima prima di cosa? Cioè, prima di Natale, delle festività natalizie, Capodanno e via dicendo. Sì, va bene. Ecco, vuole ricordare chi era presente alla riunione? Potrei dire di cosa si discusse l'atteggiamento dei presenti. Ecco. I rappresentanti dei quasi erano tutti, poi c'era qualcuno in sostituzione, tipo non c'era Antonio Geraci, ma c'era Francesco Loiacono, non c'era Francesco Madonia, ma c'era Salvuccio Madonia, non c'era mio padre, c'ero io, poi c'era Matteo Mattisi, c'era Salvatore Rina, Biondino Salvatore in sostituzione di Giuseppe Giacomo Gambino, Raffaele Canci c'era, Angela Barbera in sostituzione di Salvatore Buscemi, chi c'era pure? C'era Giuseppe Farinella, Giuffre Antonino. Per Pippo Calocci invece c'era Salvatore Cancemi, dove eravamo ospitati nella casa del parente. In questo momento non ricordo altri. Penso che eravamo quasi tutti. Ah, c'era Carlo Greco e Petraglieri, che era il naturale capo di mandamento. Ma non mi ricordo poi chi c'era, signor Presidente. Comunque, che mi ricordi c'erano tutti, eccezione rara. E di cosa si discusse e quale fu appunto il comportamento dei presenti? Che cosa dissero, cosa fecero? Ma signor Presidente, là quasi sempre il monologo era tutto Rina, cioè non è che gli altri potevano parlare più di tanto, qualcuno si permetteva di dire qualche cosa. Gli vorrei spiegare, questi tipi di riunioni avvenivano dopo consultazione quasi una sorta di preliminare, cioè che Totorrina prima si incontrava con uno, due, tre, strada facendo nei vari giorni, si programmava bene o male di quello che erano l'andamento dell'interesse di Cosa Nostra. Quando si arrivava poi in quella fase, non è che si ritornava sull'argomento, già si sapeva quali erano quelli che si dovevano trattare, lui parlava e poi gli altri tutti chi sì, chi no, qualcuno ogni tanto diceva qualche battuta, difficilmente gli altri parlavano, signor Presidente. Ma Rina cosa disse? Ma Rina disse che di sotto dava lo stato della salute, cioè lo stato delle cose dove è arrivata Cosa Nostra, cosa si doveva fare. Che si dovevano togliere
gli ultimi sgoccioli di attacco allo Stato o personaggi dell'istituzione politica o all'interno di Cosa Nostra. Faceva il punto della situazione, dopodiché bastavano poche battute per capire quello che lui stava dicendo. Sì. E gli altri capivano, signor Presidente, che c'era un ragionamento, oggi facciamo l'omicidio di Tizio, cosa ne pensate? Questo non è, almeno per me non è mai esistito. Oggi dobbiamo uccidere il dottor Gianni Falcone, non è mai esistito. Oggi dobbiamo uccidere il ladro di turno. No, signor Presidente, quello venivano fatti con i vari capomandamenti, la mia esperienza, guardasse magari con qualche altro diversamente. Dopodiché, quando si arrivava in commissione, bastavano poche battute per poi ognuno che voleva capire, capiva. Era chiaro, palese, chiaro. Ma in questa specifica riunione, cosa disse esattamente? Lei cerchi di ricordare quale fu il contenuto del discorso fatto da Riina in questa occasione. Ma era un monologo abbastanza lungo che lui faceva il resoconto di quello che aveva fatto, dove eravamo arrivati, sia all'interno della situazione di Cosa Nostra, poi si rivolgeva alla magistratura con al solito risentimento di contrasto che se lo doveva, cioè, doveva liquidare, cioè dovevo uccidere, non diceva oggi dobbiamo uccidere Tizio, verrà il momento che dobbiamo rompere le corna a tutti, dobbiamo chiudere i conti con il passato, cioè era il punto della situazione per poi continuare su quello che era già stato fatto. Cosa significava dobbiamo chiudere i conti con il passato? Per me significava che dovevamo chiudere, siccome avevamo parlato di Giovanni Falcone, avevamo parlato di Paolo Borsellino, avevamo parlato di qualche politico, quindi in quella circostanza non è fatto il nome, però io ho capito così come l'hanno capito penso tutti gli altri. In che senso avevamo parlato di Giovanni Falcone? Di è arrivato il momento di chiudere i conti col passato, cioè che questa volta ci dovevamo mettere a mano e portare a termine tutto quello che era il progetto stabilito nel tempo, che l'omicidio di Giovanni Falcone e dottor Paolo Borsellino non è che era nato quel giorno, per me, per gli altri possibilmente era nato quel giorno, per me era nato già nell'82, precisamente dopo la strage del dottor Chinnici, per me dovevamo lavorare per l'omicidio del dottor Giovanni Falcone e ho continuato a farlo con il fratello di Salvuccio Madonia, con Antonino. Quindi, io non è che ogni volta dovevo ritornare sull'argomento, per me non esisteva. Io ho avuto molti argomenti con Salvatore Riina, quando poi a quel punto scendevamo sui dettagli, ma a quattro occhi. In commissione io con Salvatore Riina non ho mai parlato di nessuno, alla mia presenza mai con nessuno nel dettaglio, però era sintomatico nell'esternazione dei fatti chi conosceva le circostanze, poi si andava subito al dunque. Poi chiamava chi di competenza, chi doveva dare l'incarico, li chiamava in seduta a parte e dava l'incarico a chi doveva eseguire, fate questo, fate quell'altro, fate interessatevi di questo, e così avveniva. La mia esperienza è questa. Va bene, allora, su questi punti di cui ha parlato Brusca, sentiamo adesso la ricostruzione di Madonia, il quale è stato a sua volta esaminato all'udienza del 4 gennaio scorso. E quindi, signor Madonia, lei su questa serie di circostanze che ha riferito Brusca, qual è la sua versione? Vuole ricordarla? Perché lei già è stato esaminato appunto il 4 gennaio, vuole dire cosa intende riferire su questo? Signor Presidente, io innanzitutto su quello che ha detto Brusca lo vorrei datare. Brusca inizia a collaborare nel 1996, non comincia a collaborare nel 2009-2008. Queste dichiarazioni che lui fa non risalgono al 1996, perché queste dichiarazioni che lui fa non le fa nel 1996, subito dopo la sua collaborazione. Io ho ascoltato Brusca un'infinità di volte, non una volta solamente, nei processi pregressi. Scusi, io non voglio interromperlo, se possiamo avvicinare il microfono perché noi sentiamo pianissimo. Sì, scusi. No, in effetti si sente un po' basso, sì. Io ho ascoltato Brusca in diversi procedimenti, signor Presidente. Non è un dato di fatto. Mi giro per guardarlo, signor Presidente, guardo la Corte, dato che mi viene data questa possibilità. Brusca, lo ascolto milioni di volte in altrettanti processi. Queste cose che afferma dal 2009
dopo l'apertura del, diciamo, del, sia del Capaci bis e del Borsellino Quater, adesso li fa queste dichiarazioni. Io divento reggente del mandamento di Resuttana nel momento in cui sono in carcere. La prima dichiarazione che fa Brusca riguarda una riunione di commissione per altre cose. Si può dire per i processi pregressi, dice vabbè, Brusca non è arrivato alla commissione, è arrivato il momento che ha iniziato a parlare della commissione. Però lui è stato imputato, poi è iniziato a collaborare, è diventato collaboratore di giustizia in quello di Caltanissetta, nei processi che si sono formati, bis e ter, dei due procedimenti. Queste affermazioni che fa da un periodo a questa parte, non l'ha mai fatto, signor Presidente. Io ho una pena definitiva, fine pena mai. Oggi venire a discutere questo fatto per me è una grandissima novità. Io Brusca, signor Presidente, signore della Corte, l'ho sentito innumerevole volte. Lui queste affermazioni non le ha mai fatte. L'ha detto questo, con la sua versione, quindi lei ha partecipato a questa riunione? Non ho partecipato, ma lo dice Brusca, non io. Lo dice Brusca perché praticamente, signor Presidente, dobbiamo mettere un punto fermo, che è quello, se praticamente la decisione degli auguri di Natale, 1998, è il punto focale di questa strategia mafiosa terroristica, se il tutto è inizio, novembre-dicembre, 1991, come mai Brusca non ne parla prima? Se il tutto inizia, novembre-dicembre, 1991, e che praticamente io conosco le affermazioni di Brusca. Brusca dice, io inizio a partecipare alle riunioni di commissione febbraio, il giorno del mio compleanno. Signor Presidente, queste sono le prime dichiarazioni che fa Brusca, sentito nei processi che si sono svolti a Caltanissetta. Come faccio a difendermi? Io non avevo un cartellino, a quell'epoca ero latitante. Non avevo un cartellino di dire che andavo a timbrare il cartellino dove dicevo sì, quel giorno, e c'è una data ben precisa. Io non c'ho un cartellino, a quell'epoca ero latitante. Lo sapevano le forze dell'ordine, lo sapevano tutti, sapevano il mandamento di Resuttana, non è una novità, è la reggenza. Siccome, signor Presidente, se si può fare chiarezza, chi regge il mandamento? Dagli inizi, a quando inizia questo procedimento, se è possibile. Io faccio il confronto per questo motivo. Sì, dico allora, chi reggeva il mandamento di Resuttana in quel periodo? Signor Presidente, io sono alle carte che parlano. Stiamo chiedendo capo, lei, chi reggeva il mandamento di Resuttana? Il mandamento, gli atti processuali dicono che il capomandamento era Madonia Francesco. Poi io per tanti anni sono stato in carcere, signor Presidente, non lo devo dire io, i collaboratori di giustizia hanno detto ben altro. Per me è una novità. Io fino al diciamo a questi fantomatici auguri, perché praticamente sulla base su quello che dice Brusca e su quello che dice Giuffrè c'è una divergenza, perché se non ricordo male, ricordo a me stesso che Giuffrè dice che Rina prende la parola in quel giorno e fa delle affermazioni, dice che c'è la stanza diventa glaciale, sembra una seduta spiritica. Come fa a non ricordarsi Brusca di questa cosa? Hanno presenziato in due riunioni diverse. Senta, cioè, sono due, fa un elenco di nomi. Giuffrè parla dell'eliminazione del dottor Falcone, eliminazione del dottor Borsellino, Mannino, parla di Andò, parla di figli di Andreotti, parla di altre persone. Non è un nome, signore, che possa sfuggire. Questa è la cosa. O Brusca partecipano a una riunione diversa. Sono due riunioni diverse, io non lo so, signor Presidente. Quello che posso dire, posso affermare con certezza,
O capisco che voi non mi credete. Non vi potete credere, signor Presidente. C'è un dato di fatto. Stiamo semplicemente raccogliendo dichiarazioni. Il dato di fatto, signor Presidente, è quello che dico io. Scusatevi se sono ripetitivo. Brusca, mi conosci? No, signor Presidente, non sta a indicare quante ordinanze di custodia cautelare mi sono arrivate per le accuse di Brusca? Né che non si è ricordato Brusca. Dopo che ha iniziato a collaborare, ha iniziato nel 1980 a inviarmi ordinanze di custodia cautelare, signor Presidente. Si è dimenticato della strage. Se poi mi dite che è un appendice, novembre-dicembre 1980, alzo le mani. Senta, lei comunque in altre occasioni ha partecipato a riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra? Signor Presidente, come dicevo l'altro giorno al dottore Luciani, c'è una sentenza che parla, è quella di TIR. Io dico che non ho partecipato, però c'è una sentenza definitiva. È la cosa più amara, signor Presidente, e mi scuso, perché non vorrei essere irriverente nei confronti delle vittime e nemmeno offensivo nei confronti delle... Però quella riunione si è trattato che c'è stata la morte di un bambino, signor Presidente. Per cui io in quella riunione non ho partecipato. E poi se mi dà la possibilità, dopo, quando finirà, signor Presidente, vorrei dire altro su questo, però c'è una riunione, c'è una sentenza definitiva sulle accuse di Brusca che dice che c'è stata una riunione di commissione in forma plenaria, dato che c'era, io penso che se ne è discusso in questo processo, che praticamente dato che c'era un problema dei tir, ieri abbiamo ascoltato che il problema dei tir non ce n'era perché avete sentito Spatuzza, non avvenivano delle rapine. Io ho una duplice veste in quel procedimento. Quello di esecutore materiale, signor Presidente, è di mandante. La motivazione della sentenza è un po' aberrante, dico aberrante, signor Presidente, perché dice Madonia Salvatore aveva due motivi di eliminare Savoca, perché sono intervenuti, e in particolare Salvatore Savoca è intervenuto per denigrare una questione mia con il suocero, lo Sicco Pietro. Signor Presidente, lo Sicco Pietro non è mai stato socio mio. Non avevo bisogno di essere un mio socio. E Brusca questo lo sa, signor Presidente. Io ho voluto fare, in questo nell'altro procedimento, ho chiesto di fare l'incidente probatorio. L'incidente probatorio l'ho voluto fare, signor Presidente, perché nelle more è uscito fuori che il socio non ero io, ma bensì era Brusca, signor Presidente. I due appartamenti, da dove ci deriva la Brusca, signor Presidente? In tutte le forme abbiamo chiesto a Brusca, sia nell'incidente probatorio, sia nell'interrogatorio, abbiamo chiesto di questa vicenda. Ci sono le indagini in corso, ci sono le indagini in corso, non posso parlare e non posso dire. Io sono stato condannato per la morte di un bambino. Signor Presidente. Fa riferimento alla morte del piccolo Andrea Savoca? Esattamente, signor Presidente. E non gliela perdona Brusca. Comunque, tutti gli altri, signor Presidente. Non mi deve perdonare niente perché sei responsabile. Scusi, mio Presidente, io se non ho ascoltato. Non mi deve perdonare niente a me perché è responsabile. Un attimo, signor Brusca. Mi bruciano quelle che mi pesano. Sentire altre cose stupide. Un attimo, evitiamo però commenti sulle dichiarazioni altrui. Lei quindi su questa riunione riguardante a cui risalirebbe la decisione poi sfociata nell'omicidio del piccolo Andrea Savoca, lei era presente o non era presente a questa riunione? No, signor Presidente, no. Le dico una cosa in più, signor Presidente. Questa riunione, i collaboratori di giustizia dicono che si è fatta in forma plenaria, perché era un problema di tutta Palermo. Ma fino al 29 agosto, signor Presidente, perché la Corte sa che io sono stato accusato anche
di libero grazia, signor Presidente, io mi potevo assumere una responsabilità solamente io, dato che era una cosa unitaria, signor Presidente. E senta, sa a questa riunione di cui lei ha adesso parlato, riguardante appunto le rapine ai TIR, e a cui quindi si ricollegherebbe poi la successiva esecuzione dell'omicidio Savoca, sa chi partecipò per conto del mandamento di Resuttana? No, signor Presidente. Io di sicuro no, signor Presidente. Le dico una cosa in più, Brusca sostiene che praticamente dico delle idiozie. Io gli ricordo quello che lui ha detto. Lui signor ha Presidente, detto, non l'ascolto. Lui, quello che a lui ha detto, signor Presidente Brusca, dice che l'omicidio del padre, non del figlio, è stato commesso con un mezzo che è un, diciamo, una moto. Poi durante il processo la moto scompare, signor Presidente, che dovevo raccontare io a Brusca, che non gli ho mai raccontato nulla a Brusca, signor Presidente, e lo dice lui che non gli ho mai raccontato nulla. Facciamo una cosa, adesso su questi punti sentiamo Brusca. Quindi, anzitutto, per quanto riguarda il momento in cui lei inizia a riferire di questa riunione di dicembre, cioè lei da quando comincia a parlare di questa riunione, che si, o comunque nel periodo antecedente al Natale del 1991, lei quando inizia a riferire su questa riunione e sulla partecipazione ad essa di Salvatore Madonia? Signor Presidente, io fino ad ora ho ascoltato il Reggio Silenzio, me ne scuso per l'interruzione di poco. Però io collaborare per me è stato durissimo, pesante, e so io il travaglio interiore che ho fatto per poter arrivare oggi qua. Quindi ho messo tutte le mie responsabilità, ho fatto parte, ho detto che faccio parte di Cosa Nostra, ho un po' raccontato tutta la mia storia criminale. E non capisco per cui devo ascoltare poi a Madonia Salvatore, che non ammette nulla e dice di parlare con le sentenze. Signor Presidente, confronto su che cosa? Sì, dico, però siccome il confronto è attualmente in corso, la Scusi, signor Presidente, già io ho fatto un confronto con Salvuccio Madonia sugli stessi temi e non so sinceramente come si è concluso. E gli ho detto semplicemente, se lui faceva parte di Cosa Nostra, mi rispetta sempre che ci sono le carte. Io non posso parlare con le carte, io potevo parlare con una persona che mi risponde sulle stesse cose che cui abbiamo commesso. Dopodiché, cominciamo col fatto dell'osicco. Io non ho mai detto che è socio di Madonia Salvatore, tranne che mi dimostri dove io l'ho detto, mi porti un verbale, una dichiarazione, non ho mai detto che Salvuccio Madonia è socio di Losicco. Io non sono mai stato socio di Losicco, ma semplicemente ho comprato due appartamenti. Non so da dove mi tira fuori tutte queste novità. Dopodiché sull'omicidio di Giuseppe Savoca e padre e figlio, non ho mai detto che io mi ricordo, non è che non sia stato, mi sia sfuggito, ma non ho mai detto che lui ha partecipato con una moto o via dicendo. Semplicemente che io dovevo partecipare pure, non è stato impossibile, non mi ricordo per quale motivo, che dovevamo parlare dopo che era successa una tragedia, perché l'unico che l'ha voluto uccidere il bambino perché lo voleva, è stato un errore. Poi come è avvenuto sinceramente io non so se ho fatto dichiarazione, ma non me lo ricordo come è avvenuto, non mi ha detto mai nulla sul dettaglio. E proprio su questa commissione, signor Presidente, come gli ho detto poco fa, quando è avvenuto questo fatto che abbiamo parlato di questo tir, a un dato punto Salvatore Rina a me e a lui ci ha chiamato in un angolo e ci ha dato l'incarico di poter seguire e provvedere a questi fatti. Quando riguarda Spatuzza, signor Presidente... Aspetti, okay. Chiedi, Salvatore Rina chiama in un angolo... Facciamo la seduta plenaria. Di poter seguire cosa? Si parlava dei furti, siccome ho vado alla sintesi perché già c'è una sentenza passata in giudicato, sì. Come dice. Allora, che succede? Parliamo di altre cose, in particolar modo si parla di questi furti di tir. Che tutti... Sì, e quindi si riferisce alla riunione questa volta riguardante i furti
Perfetto. Che si precede una settimana, giorno più giorno, una settimana dell'omicidio di Giuseppe Salvo, che è il figlioletto. Questo me lo ricordo benissimo. A un dato punto finisce la commissione, senza scendere nei dettagli, torna al solito suo, ci chiama a me e a lui. Questo è un dettaglio che non mi ricordo, dice lui non esiste, poi invece dico che esiste ed è lo sa benissimo, solo dovrebbe avere il coraggio di fare quello che ho fatto io e glielo consiglio, solo che capisco che è difficile farlo. E ci ha messo in un angolo proprio al fine fine stanza, e eravamo io, Totorrino e lui, e ci ha dato l'incarico di poter provvedere a questi fatti, cioè a provvedere a risolve questi ladruncoli di furti. Signor Presidente, oltre a Savuccio Madonia, che a me pesa tanto, non mi pesa così tanto per, c'è stato un altro ragazzo condannato all'ergastolo che s'antipullerà. Io non avevo nessun piacere di farlo condannare, però purtroppo l'ho dovuto fare. Perché oltre a essere stato ucciso il Savo, che è stato ucciso anche il fratello, fratello cugino, non mi ricordo, del genero di Losicco. Un altro Savoca. Quindi di cosa stiamo parlando, signor Presidente? Mi parla di Spatuzza l'ho combinato io quando nell'80, quando fu questo fatto. Spatuzza non era niente, era un semplice esecutore, un semplice soldato, uno che faceva il guardiano, sì, forse aveva commesso qualche cosa, ma non è che poteva assumere il ruolo di vertice come ha fatto nell'ultimo periodo della sua carriera criminale. A quei tempi comandava Giuseppe Lucchese, Giuseppe Graviano, là c'era una serie di, in questo momento non mi viene la parola, di sostituzione di vari capocomandamento, che non c'era un minimo di stabilità. Se non ricordo male, in quel momento quello che gestiva il mandamento, sto sbagliando, però non ricordo preciso perché non ho preciso il ricordo, credo che fosse Giuseppe Lucchese, però non ricordo se c'erano altri. Però l'abbiamo stabilito, l'esecutore materiale assieme agli altri è stato lui. Quindi, signor Presidente, io non so di cosa stiamo parlando. Senta, su due punti allora che avevamo precedentemente... No, un attimo. Primo aspetto. Lei di questa riunione, in generale, a prescindere dall'identità dei partecipanti, e questa che si svolge, secondo il suo ricordo, prima di Natale, è del 1991, quando comincia a parlare? Signor Presidente, io siccome la mia collaborazione è stata inizialmente, come è noto notoriamente, non è che a rubito arriva uno comincia a collaborare, è stata difficile e dura, ma dura anche nell'espressione di linguistica, non solo emotiva o psicologica, anche nel comportamento linguistico. Ho avuto molta difficoltà certe volte a farmi capire, e ho dovuto parlare più volte di commissione, ritornarci. Ora, quando ho parlato di questa riunione, sinceramente non me la ricordo, perché io andavo come mio sistema, andavo sul fatto, non andavo poi nei dettagli. Invece quando poi ho dovuto impiegare moltissimo per capire che bisogna spiegare tutto nel dettaglio, quindi mi sono dovuto sfarsi di memoria. Siccome in quella riunione di cui stiamo parlando oggi, per me l'ho superata, perché non è stato parlato di nessuna cosa specifica che io mi ricordo, ma semplicemente di flash su fatti già stabiliti che io conoscevo nel tempo. Quindi, che mi ricordi, nomi non ne sono stati fatti. E qua io posso fare confronto con chiunque. Io... Sul contenuto quindi della riunione, lei non ricorda se si parlò specificamente di qualche appunto iniziativa particolare nei confronti di soggetti determinati? No, nomi specifici no, però in generale rottura di corna, che dovevamo fare punto della situazione, e appena poi si risolve quello, non mi ricordo i dettagli, appena si risolve questo facciamo quest'altro. Totorrina poi parlando di qualche politico, cioè gliela faccio vedere io. Chi però, erano questi politici, quando ne parlò? Ma di politici allora si parlava prevalentemente di Martelli, ma non nella riunione, attenzione. Cioè io ne parlavo in sede privata. No, nella riunione stiamo parlando. No, io sono presente, io della riunione il nome non me ne ricordo. In questa riunione, quindi prima del Natale del 91, sì. Lei non ricorda se fu indicata qualche persona in particolare come destinataria
di questo progetto, signor Presidente, di Irina? Signor Presidente, io chiedo scusa, possibilmente l'abbia fatto, io ero distratto e non me lo ricordo. Io, tranne che qualcosa specifico come il fatto dei tir, che là fu trattato, stranamente fu trattato alla presenza di tutti, ma io di nomi, di soggetti specifici, uccidiamo Tizio, uccidiamo Caio, ma non solo in quella riunione, non ne ho mai sentito in precedenza, tranne che in seduta privata o con cosiddette riunioni ristrette, dove avevamo 2, 3, 4, là si facevano nomi. Quindi quando andavo poi in commissione generale, questo è un mio limite, non ci facevo caso perché già li sapevo, quindi forse magari è stato fatto e io non ci ho fatto caso. Io non me lo ricordo, signor Presidente. Non si ricorda quindi, no, una individuazione, diciamo, di destinatari di azioni criminose programmate? No, io, signor Presidente, per me era, non so come spiegarlo, anche oggi forse non riesco a esprimere bene il mio pensiero. Io quando andavo alla riunione, io ci andavo, già sapevo quello che dovevo fare, quella per me era una preforma, per me Giovanni Brusca, vorresti che magari per altri non era così, suppongo che per molti altri non era così, signor Presidente, che molti altri possibilmente non conoscevano, tant'è vero che Salvatore Rina poi a qualcuno di questi se lo chiamava a parte e gli diceva quello che erano i programmi, gli scendeva nei dettagli. E per me, signor Presidente, quelle riunioni erano semplicemente una proforma, io già sapevo quello che dovevo fare. Com'è che lo sapeva? Ma perché ne parlavo con Totorini a 4 occhi o massimo con 6 occhi, 8 occhi massimo. L'ultima, io mi ricordo l'unica volta che cui parlai con Totorini e fecimo il nome e cognome, eravamo io, Salvatore Cancemi, Salvatore Biondino, Raffaele Ganci, Totorrina, il massimo delle persone dove si è fatto nome, cognome e chi si doveva uccidere, chi si non doveva uccidere, senza però scendere nel dettaglio dell'esecutività. E questo quando è avvenuto? Questo è avvenuto nel Savuccio Madonia, già era arrestato, 90, credo, o prima, non mi ricordo, si sa pure male, credo dopo la strage di Capace o prima, mi rifaccio quando ho già riferito in precedenza, signor Presidente. Si ricorda però se appunto si parlò successivamente del dottor Falcone in qualche riunione come appunto destinatario di un attentato? Signor Presidente, io ho detto Falcone, l'ho detto poco fa, l'ho detto e lo ripeterò sempre, ed sono state sempre le mie stesse dichiarazioni. Per me la morte del dottor Falcone è stata stabilita 2 o 3 giorni dopo la strage del dottor Chinnici, dove io, dietro mandato di Salvatore Rina, assieme a suo fratello Antonino Madonia, abbiamo cominciato a studiare gli obiettivi dove colpirlo. Poi ci sono stati più rinvii, quindi nel Natale 92 per me non era nessuna novità. Senta, lei con Salvatore Madonia, sì, in qualche riunione ristretta, ebbe mai occasione di discutere di questo progetto di attentato in danno del dottor Falcone? No, io che mi ricordo, non vorrei sbagliare, ma la presenza di altri soggetti, Savuccio Madonia, alla presenza di tutti gli altri soggetti di Savuccio Madonia, non abbiamo parlato mai dell'omicidio del dottor Falcone, anche se lui e io sappiamo che dovevamo commetterlo. In che senso lo sapevate? Perché lui fa parte della famiglia di Resuttana, suo fratello era un, diciamo, il reggente era figurativo, era il padre, però quello che comandava era Antonino Madonia e con il fratello facevano tutto assieme, si discutevano di tutto, organizzavano di tutto. Quindi un'ultima cosa, sì. Lei ricorda quali altre riunioni della commissione di Cosa Nostra abbia partecipato Salvatore Madonia? Credo un'altra fu a ridosso dell'omicidio dei familiari di contorno, che è stata una riunione alla Casa del Sole, e là non si è parlato dell'omicidio ma di quello che era successo, non è successo, diciamo, lì. Signor Presidente, io non so come spiegarlo, alla mia presenza non si scendeva mai, ripeto, magari alla presenza degli altri, alla mia presenza non si scendeva mai nei dettagli particolari, si facevano discorsi solo generali.
Sì, dico, ma nell'ambito di questi discorsi generali, sì. Quando è che lei ricorda la presenza di Salvatore Madonì ad una riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra? L'ho detto fuori, questa della prima di Natale, quella della riunione dei TIR, che è stata una settimana, ora non precisano, ma ed eravamo nello stesso posto, nella stessa villa. La stessa villa sempre di un cugino, sì, di, sì, di Salvatore Cangeli. Sì, che già ho indicato proprio in quel processo dovrebbe risultare. Nella stessa villa, sì, gli faccio una foto, è un salone grande, c'era questo tavolo, c'era la cucina. A un dato punto Salvatore Rina si alza dal capotavola, chiama me a lui e ci fa mettere all'angolo, proprio all'altro lato della stanza, e ci dà il mandato di poter già eseguire per commettere questo omicidio, di intervenire, gli dà l'incarico per poter... E non lo fa in seduta plenaria, lo fa in maniera ristretta a me e a lui, che ora nega e dice che non ha commesso nulla. Senta, e quindi lei ricorda queste due riunioni, giusto? Queste due, un'altra fu, questa credo che la sera sola, sono sicuro questa, ma credo che ce ne sia stata un'altra, che fu per la prima volta, io ci sono particolare, fu questa dietro la riunione dietro la Casa del Sole, mi ricordo che fu, che ho conosciuto per la prima volta, che ora è diventato pure collaboratore di giustizia, Anaimo, che è pure noto collaboratore di giustizia. Quindi sono dettagli che io non mi posso dimenticare, che non l'avevo mai visto, l'ho visto solo quella cosa. In questa riunione, dietro la Casa del Sole, sì. I tempi di questa riunione dietro la Casa del Sole, te li riesci a ricordare quando si svolse? No, questa avvenne dopo, subito dopo l'omicidio dei familiari di Francesco Marino Mannoia, quindi distanza di poco quindi, tempo. Quindi a riferimento alla nota vicenda dell'uccisione della madre, della sorella, della zia di Francesco Marino Mannoia. Precisamente. Rispetto a questo triplice omicidio, si ricolloca prima o dopo questa riunione? Che io mi ricordi, questo è stato per me il punto dove io ho cominciato a fare parte della commissione, che prima di me lo faceva Di Maggio Baldassare. Mi ricordo come al solito, perché prima che entravamo in commissione con Totorrina, quattro battute proprio parlando di questo fatto, e mi ebbe a dire, non l'ha detto in commissione, mi ebbe a dire, cioè, così li faccio finire a Francesco Marino Mannoia di andare a chiedere soldi, che le mandava a quanto pare, dicendo quello che diceva Totorrina, ma i familiari mandava, non so se aveva saputo che stava cominciando a collaborare, ma mandava i familiari a chiedere soldi, a riscattare soldi, o non so qual era il motivo, o a dare ordini. E quindi ho subito saputo per quale motivo Totorrina aveva stabilito assieme ad altri l'omicidio dei familiari del Mannoia, anche per vendetta e fare venire allo scoperto la collaborazione di Mannoia, che forse ancora non si sapeva, però so che era stata preceduta da una commissione, e in più so dopo questo fatto, perché fu una battuta che abbiamo 5 minuti proprio all'ingresso, perché dove andavamo in questa riunione per la Casa del Sole, si saliva sopra e sotto c'era un magazzinetto, e ci siamo messi 5 minuti da parte, abbiamo scambiato un pochettino queste opinioni, dopodiché siamo saliti, e come al solito, signor Presidente, io quasi sempre in sedute di commissione stavo sempre così, difficilmente prendevo parola, e io facciamo finta che siamo una commissione, io stavo così. Sì, dato che incrocia le braccia, ecco, Brusca. Senta, un'altra cosa, completare il discorso di questa ultima riunione di cui lei adesso stava parlando, quindi quella in prossimità dell'omicidio della madre, della sorella, della zia di Francesco Marino Mannoia. Riunione, se lo riesce a ricordare, a che distanza di tempo si tiene rispetto a questo triplice omicidio? Quello che ho partecipato io, uno o due giorni dopo. Quindi uno o due giorni dopo l'omicidio? Non mi posso, non oltre. Quindi era stato appena commesso questo triplice omicidio. Era fresco fresco. Chi era presente in questa riunione? Ma credo che, ora non mi ricordo, ma mancasse qualcuno, ma ne animassero tutti, però non esclude che mancasse qualcuno. E lei ricorda la presenza quindi di Salvatore Madonì, sì, specificamente questa riunione? Sì.
Perché era presente Salvatore Madonia? Rappresentava che il fratello Antonino è stato arrestato da poco, Giuseppe era pure arrestato e lui rappresentava il mandamento. E allora, su quest'ultimo punto di cui parlava Brusca, lei ricorda chiaramente questo triplice omicidio della madre, della sorella e della zia di Francesco Marino Mannoia, è giusto? Sì, presento, un attimo, se posso ritornare indietro. No, un minuto, adesso ci arriviamo, ma prima, lei ricorda questo fatto, sì. Aspetti, lei ricorda se vi furono delle riunioni della commissione provinciale prima o dopo questo delitto? Signor Presidente, ci sono le dichiarazioni di Brusca. Brusca dice che inizia a partecipare alle riunioni di commissione dopo la morte delle tre donne. Ora, ma cosa ho detto ora? Brusca dice che inizia a partecipare alle riunioni di commissione dopo questo fatto. Ora, per me è una novità, io sono stato assolto, signor Presidente. È stato assolto da questo triplice omicidio? Esattamente, signor Presidente. Non solo sono stato accusato delle triplice omicidio, c'è una serie, ogni tanto qualche assoluzione arriva. È stato sentito, signor Presidente, Brusca, è stato sentito. Poi, ma su questo fatto? Era una controfigura, signor Presidente. Se era una controfigura di Brusca, allora, io l'ho sentito con i miei occhi, lui, in quel procedimento. Ora, se è qua, signor Presidente, io li ho ascoltati tutti i collaboratori di giustizia. Ognuno si fa una regola, un'eccezione, è un emendamento alle regole. Lui ha sempre sostenuto, inizialmente nel procedimento Agrigento più, che inizia a partecipare alla riunione di commissione dopo l'omicidio di Giovanni. Signor Presidente, io le dichiarazioni di Brusca le ricordo. Non c'è cosa che non mi accusa Brusca. Vabbè, dico, in questa riunione è una novità per me. Io sono stato assolto in questo procedimento. Quindi sono stati escussi tutti i collaboratori di giustizia. Quindi lei su questo fatto di una riunione tenuta subito dopo... Lo escludo, signor Presidente. Sono stato assolto in questo procedimento, era esecutore, ma poi fa un'affermazione, signor Presidente. Quindi lei esclude di aver partecipato a una riunione della Commissione di Cosa Nostra subito dopo questo triplice omicidio? Signor Presidente, stiamo parlando di un dato. Lui dice, signor Presidente, perché purtroppo, lui dice che in carcere c'era solamente Antonino e Giuseppe. Mio fratello era libero. Mio fratello Antonino era libero. Poi se partecipavo io in quella riunione, mio fratello, se poi praticamente Natale viene dopo il 28, c'è una data precisa. Mio fratello viene arrestato il 28 dicembre 1989, signor Presidente. Poi se il Natale è capitato che viene prima, non lo so, signor Presidente. Però 1989, parla di altri fatti, mio fratello Antonino era libero. Lui poc'anzi ha detto che praticamente l'unica persona libera in quel momento ero io. Se reggeva il mandamento Antonino, non lo reggeva Salvatore, signor Presidente. Mio fratello è stato arrestato il 28 dicembre 1989. I dati lo danno, signor Presidente. Senta, su questo aspetto della partecipazione e anzitutto dello stato di libertà o meno di Antonino Madonia, sì. Lei ricorda se al momento in cui venne commesso il triplice omicidio appunto dei familiari di Marino Mannoia fosse libero o fosse stato arrestato? Signor Presidente, non mi ricordo, però non so, io su questo triplice omicidio non ho, che io mi ricordo, tranne che non mi presentano qualche verbale, non ho riferito nulla perché non so di commissione, non so chi ha partecipato, non so nulla, tranne che per fatti di cronaca corrente. Come ma io dettagli in dettagli signor Presidente, lui ha detto che ho partecipato alla riunione di commissione, signor aspetti, Presidente. Ho ucciso tre donne, lui dice. Ho fatto una riunione tenuta quindi subito. Ma che giochiamo al discorso delle tre carte, signor Presidente? Aspetti un attimo. Su questa
questione quindi della riunione che lei diceva poc'anzi è stata tenuta pochi giorni dopo l'omicidio dei familiari di Marino Mannoia. Lei ricorda se in quel momento Antonino Madonia era in stato di libertà o si trovava già arrestato? Io semplicemente posso dirle una cosa, che Antonino Madonia ha partecipato alla riunione, però dove io non ho partecipato, perché c'era mio padre che accompagnava mio padre. Io non ho mai partecipato alla riunione con Antonino Madonia. Di questo sono sicuro. Sì, e dico della presenza di Salvatore Madonia a questa riunione di cui ho appena parlato, quindi quella pochi giorni dopo l'omicidio appunto delle... della madre, della sorella, della zia di Francesco Marino Mannoia. Lei ne è sicuro o si tratta di una circostanza della quale non è sicuro? Signor Presidente, io sono passato tanti anni, mi ricordo che c'è stata una riunione, non mi ricordo la presenza di Antonino Madonia, se magari a cavallo del pensiero, mi ricordo la presenza di Antonino Madonia mai, in commissione alla mia presenza. E mi ricordo quella di Savuccio Madonia. Anche in questa occasione? Che io mi ricordo, sì, signor Presidente, anche se sono passati tanti anni. Senta, la prima volta in cui lei comincia a partecipare, non semplicemente accompagnando suo padre, ma proprio per prendere parte direttamente ad una riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, quando è stato? Dopo l'omicidio delle tre donne. In questa dopo uno, due, tre giorni di questo fatto, ma tre giorni già sto dicendo molto. Signore, sono cose che non si possono dire, ho parlato di questo fatto. Questo è il primo momento in cui lei... Sì. Il pregresso non so nulla, signor Presidente. Prima di questa circostanza non ho mai partecipato alla riunione, tranne che per accompagnare mio padre. Il ricordo della presenza di Salvatore Madonia è legato a qualche cosa di particolare, a qualche espressione particolare, a una presa di posizione dello stesso Madonia, oppure no? No, credo, io non mi ricordo Savuccio Madonia, se Savuccio Madonia si comportava un po' come me, stava lì ad osservare, ad ascoltare, difficilmente prendeva parola, perché penso, almeno io sono così, eravamo fra virgolette quelli privilegiati di sapere in anticipo, perché eravamo, spiego, privilegiati perché eravamo scelti fra quelli che eravamo esecutori materiali, quindi nel dare l'esecuzione già stabilivamo quello che si dovevamo uccidere. È un discorso un po' complesso nei meccanismi di Cosa Nostra e in particolare di Salvatore Rina. Quindi quando arrivavamo in commissione, signor Presidente, già sapevamo che Totorino aveva parlato con tutti gli altri, già aveva stabilito tutto, e quindi già sapevamo quello che dovevamo fare. Poi se c'era qualche dettaglio ci chiamava a parte e ci diceva quello che era la discussione. Questo era il mio sistema di comprendere e di partecipare alla commissione. Spero che questa volta non devo ritornare sull'argomento. Dico, a parte questo, lei proprio sul fatto che fosse presente specificamente Salvatore Madonia a questa riunione, ha un ricordo ancorato a qualcosa in particolare, oppure... In questo momento non mi ricordo, signor Presidente. Fatti eclatanti sono questo delle sorelle, il piccolo Giuseppe Savoca. Sì, dico, ma il fatto che proprio a questa prima riunione a cui lei partecipa fosse presente anche Salvatore Madonia, è un suo ricordo, per così dire, visivo, o si ricollega ad un tipo di deduzione, oppure... No, signor Presidente, è visivo. Signor Presidente, e quindi un ricordo che lei ha della presenza specifica di Salvatore Madonia. Non si ricollega, dico, a qualche altro dato? No, signor Presidente, ora devo trattare un argomento doloroso. Dice che non so a quanto, perché capisco pure che dice che non mi conosce. A me non l'ha detto chiaro, però lo intuisco. Allora gli devo dire, chiamata Mario Santo Di Matteo e vediamo se non è vero che lui ha regalato un cavallo a Giuseppe Di Matteo. Signor Presidente, più prova di questo non so che cosa comunque dire. Che era di suo fratello Giuseppe, che aveva la passione per i salti all'ostacolo. Comunque lei quindi ha questo ricordo di avere visto in questa occasione Salvatore Madonia. Senta, si ricorda chi era presente di altre questa riunione appunto subito dopo l'omicidio delle gli assidui erano sempre principalmente Raffaele Ganci, Angelo Barbera. No, Michelangelo. A parte diciamo proprio in quell'occasione specifica, quindi stiamo
pochi giorni dopo l'omicidio dei prossimi congiunti di Francesco Marino Mannoia. E questo io mi ricordo specificatamente. Angelo Barbera, perché era, fra virgolette, il proprietario di casa, cioè territorialmente parlando, che eravamo alla Casa del Sole. Là. Poi c'era Salvatore Canceme, che era sempre insieme a Raffaele Ganci ed era presente, Raffaele Ganci. C'ero io, c'era lui, c'era, se non ricordo male, non mi ricordo se c'era Peppino Farinella, c'era... non mi ricordo chi c'era di Belmondo, se era Benedetto Spera o ancora non era capocomandamento, in questo momento non me lo ricordo. C'era Matteo Motisi, il vecchio Matteo Motisi, Canciami l'ho detto, Raffaele Canci l'ho detto, il petroliere Carlo Greco erano sempre a coppia, Nino Giuffre non vorrei sbagliare, diciamo quelli che non erano quasi sempre assidi erano Partinico, che era Francesco Geraci, una volta perché era malato o perché era in carcere, non mi ricordo. Comunque difficilmente erano sempre al plenario, ogni tanto qualcuno mancava, signor Presidente. Mi ricordo che là è stata una commissione, non mi ricordo se erano stati, se erano presenti tutti, però in linea di massima erano questi qua, quelli presenti. Sì. Non ricordo qualche altro, che in questo momento non mi ricordo. Un'ultima questione, la sua conoscenza con Salvatore Mannoia quando risale? Alla fine degli anni, a metà degli anni 70, quando suo padre era latitante a San Giuseppe Iato, e già forse ancora prima. Quindi è stato latitante per un periodo a San Giuseppe Iato? Sì, lui a Armando Bonanno, in Contrada d'Amusi, dove è stato arrestato mio padre. Contrada d'Amusi, quindi. E chi curava la loro latitanza? In quel momento curava, mio padre era pure latitante, quindi facevamo la latitanza assieme, erano ospiti, fra virgolette, siamo... In questo caseggiato di San Giuseppe Iato, e poi loro ogni tanto venivano, i figli venivano prima lui, Antonino, qualche volta credo siamo venuti in compagnia della madre, o spesso il padre lo accompagnava, o lo venivano a prendere, una volta l'ho accompagnato pure io. Diciamo che già dalla metà degli anni 70, già prima degli anni 70, ho conosciuto i Mannoia. Sì, ma proprio Salvatore Mannoia quando l'ha conosciuto? Metà degli anni 70, non mi ricordo con precisione, ma comunque a metà degli anni 70, 74, 75. Ma è in occasione di questa latitanza di Francesco Mannoia a San Giuseppe Iato o in altre? No, credo pure prima. Dobbiamo andare al periodo della latitanza di Francesco Mannoia, credo 78, 79, già prima conoscevo Salvuccio Mannoia. Sì, allora a questo punto chiediamo, Mannoia, lei quando è che ha conosciuto Brusca? Presidente, io... ritengo di avere conosciuto Brusca gli anni 80, non lo so, signor Presidente. Vorrei, dato che ha trattato anche questo cavallo, signor Presidente, cioè la differenza che io ho regalato il cavallo al figlio di De Matteo, lui ha ucciso il figlio. Senta, lei su questa questione riguardante l'epoca in cui l'ha conosciuto, ricorda se si recava a San Giuseppe Iato periodo degli anni 70? Signor Presidente, io negli anni 70 sono stato detenuto per un certo periodo, per cui se si focalizza, perché poco fa perché saltiamo da una cosa a un'altra, se possiamo concludere il discorso dei familiari di Mannoia, che è determinante e importante. Lui, non ho capito se ha citato Giuffre, se ha citato Cangemi. Erano presenti Giuffre o Cangemi a questa riunione dietro la Casa del Sole? Credo che ci fosse, però signor Presidente, io vorrei partire io sino ad ora sono stato rispettoso, però io vorrei partire alla base d'origine. Io vorrei sapere con chi sto facendo il confronto, se è uno che ha confessato di fare parte a Cosa Nostra, dopodiché lui confessa i suoi fatti. Signor Presidente, sta negando l'evidenza e mi dice che io... Non chiedo scusa, mi dice che ho ucciso Giuseppe Di Matteo quando lui... cioè, da quale pulpito devo prendere lezioni? Abbiamo commesso un sacco di omicidi. Comunque, dovevamo chiedere questo. Lei, in sostanza, per quanto riguarda la presenza di Giuffre o di Cancemi a questa riunione della Commissione... Signor Presidente, io sinceramente... del periodo immediatamente successivo alla uccisione delle tre parenti di Francesco Marino Mannoia, si ricorda? Signor Presidente, io...
Mi ricordo della commissione, non mi ricordo, sinceramente non me la ricordo tutti i soggetti presenti di quella circostanza. Sì, e io mi ricordo semplicemente che quella fu una riunione dove io, oltre ad aver fatto questo pupparlè con Salvatore Rinaldi a parte, me la ricordo benissimo, che avevo conosciuto per la prima volta, non l'ho più mai visto, quello che ho nominato Fagioli. Naimo, perfetto. Sì. Che è appena arrivato Salvatore, si sono salutati con Salvatore Rina, dopo ho saputo chi era, non l'ho più rivisto, quindi fu una riunione proprio organizzata, che poi sono messi al solito suo con Naima ed altri, sono messi a parlare per i fatti suoi, e mi ricordo questa fu una commissione di Cosa Nostra. Dopodiché, signor Presidente, io sono a disposizione, ma parlare con uno che nega pure di avere fatto parte di Cosa Nostra, sì, e dice di non conoscere. Questo è da formare oggetto di un'ulteriore domanda, quello che avevamo chiesto in questo momento. Prego, sì. Avvocato Sinatra, per il verbale. Io non credo però che il collaborante possa, avanzare doglianze circa l'istituto del confronto. Sì, sì, infatti l'abbiamo già l'istituto puntualizzato del confronto questo. Prevede che io un attimo vorrei intervenire. L'istituto del confronto prevede che delle persone che sono state esaminate vengono poste a confronto se c'è una divergenza in ordine alle loro versioni. Non mi pare che la norma indichi il presupposto, la confessione dei reati o del reato per cui si procede per procedere al confronto. L'importante è che ci sia contrasto tra persone da esaminare. Quindi questa condizione che rappresenta Brusca non mi pare che sia codificata e non mi pare che sia così nemmeno in giurisprudenza. Cioè nessuno dice che deve ammettere proprie responsabilità per procedere al confronto. Siccome vedo che il pubblico ministero, il dottor Otero, annuisce, non mi pare che sia così. L'importante è che ci sia contrasto. Comunque, Presidente, scusi un secondo, però il discorso è... secondo noi diametralmente diverso. Cioè Brusca sta dicendo una cosa che è il presupposto da cui partire per fare un confronto. Io ho ammesso le mie responsabilità di fare parte di Cosa Nostra. Se devo fare un confronto parlando di fatti di Cosa Nostra, voglio capire se il mio interlocutore è sullo stesso piano, eccetera, altrimenti è inutile che discutiamo di fatti dove io parlo di Cosa Nostra e il mio interlocutore invece parla di sentenze. Quindi è proprio focalizzare sull'aspetto specifico di un confronto. Sarebbe il caso poi, Presidente, che i due possano anche dialogare tra loro su queste circostanze, perché far parlare uno poi far parlare l'altro. Sì, però abbiamo sostanzialmente fatto nel modo in cui abbiamo posto le domande, ogni volta veniva dato atto, di quanto ciascuno dichiarava e veniva chiesto da parte dell'altro veniva chiesto all'altro insomma di dare la propria versione, quindi sostanzialmente abbiamo cercato di fare in questo modo, ecco. Allora, per quanto riguarda questa ultima questione, quindi del periodo in cui voi vi conoscete, lei ricorda quando fu? Io ricordo, devo fare una piccola premessa, signor Presidente. Io che conosco De Brusca, è Emanuele Brusca, la mamma di Giovanni Brusca. Il padre. Signor Presidente, non sentiamo. Sì, dovrebbe avvicinare un poco più il microfono. Io conosco. Il primo a conoscere sono Emanuele Brusca, la mamma di Giovanni Brusca, forse lui non lo sa, è il padre, perché li conosco. Io sono stato per circa 3 anni in seminario. Emanuele Brusca era già da prima in seminario. E ogni domenica veniva il padre e la madre a trovare suo figlio. E io la conoscevo. Stiamo parlando degli anni 70. Quindi negli anni 70 risale. Io conosco tutti i familiari. In questa occasione, in cui lei conosce i familiari di Giovanni Brusca. Sì, conosco Emanuele, l'ho conosciuto. Quindi lo conosce in questo periodo in cui siete stati al seminario. Veniva la madre, ogni domenica veniva i familiari. Certa volta veniva anche a accompagnare uno zio, la mamma, perché il padre era impegnato, e accompagnavano la mamma. Non saltava mai una domenica che non veniva la mamma a trovare. Senta, era il Emanuele. Seminario di dove? Di Palermo? No, a Monreale. Il seminario di Monreale, quindi. Sì. E quindi risale a questo periodo degli anni 70. Signor Presidente, lui mi dice di conoscermi. Questo è un dato. Io porto dati. Lui sostiene, devo ammettere o non devo ammettere. Signor Presidente, qua non si tratta di ammettere o non ammettere, ma di dire la pura verità.
Brusca stamattina ha detto una cosa falsa. Perché non l'ammette che ha detto una cosa? Questa riunione è inesistente. Perché le dicevo io... Quale riunione dice lei? Dei familiari. Perché sentite Cangemi. Io, signor Presidente, i processi li seguo. Come ho seguito, come seguo questi, ho seguito anche gli altri. Sentite Cangemi e sentite Giuffrè. E anche in questo procedimento l'avvocato Sinatra gli ha chiesto: lei è a conoscenza dei familiari? Non sono a conoscenza di nulla. Signor Presidente, i familiari di Maria Novannoia sono stati uccisi a Bagheria, sotto casa di Giuffrè, si può dire, signor Presidente. Ora, Brusca viene, mi deve fare quest'altro piccolo regalo, chiamiamolo così. Io ho fatto un processo, signor Presidente, come esecutore materiale a quell'epoca. Ma chiedo scusa, signor Presidente. Chiedo scusa. Grazie a questo dell'omicidio a Bagheria, il comandamento era Salvatore Montalto e partecipava a Giuseppe. Dopo Giuseppe Montalto. Quindi partecipava a Giuseppe Montalto, sì, a cosa? Grazie a questo intervento mi ha fatto ricordare anche la presenza di Giuseppe Montalto. Quindi partecipava alla riunione, questa subito dopo il triplice omicidio. Sì. Giuseppe Presidente. Montalto, quindi in rappresentanza della famiglia di? Il mandamento di Villabate. Mandamento di Villabate. Che con Giuffrè non c'entra niente, sì. Giuffrè è un altro mandamento. E quindi partecipava Montalto, Giuseppe. Figlio quindi di Salvatore Montalto. Perfetto, in sostituzione del padre, che il caporeggente era il padre. Va bene, allora vediamo se ci sono altre circostanze che le parti ritengono di dover chiedere. Prego, sì. Beh, ci sono altri argomenti, signor Presidente. Si è trattato che nell'ultima versione Brusca dice di un giorno di essere stato a casa mia, in una villa alla Daura. Se è possibile che lo possa decifrare, è il periodo vanno. Lei è stato in una villa alla Daura, sì, alla Daura, sì. Nella disponibilità, sì. Di Madonia, sì. Spieghi allora quando c'è stato, dove si trova questa villa, insomma dia qualche indicazione specifica su questo. Si trova nelle vicinanze della villa dove è stato l'attentato al dottor Faccone, sono nelle condizioni di poterlo riconoscere, era partendo da Palermo, cioè dall'Acqua Santa, verso andare a Mondello, lato monte, a sinistra, c'era un garagetto, noi mangiavamo sopra, io mi ricordo pure cosa mangiava, perché in quel momento era a dieta e mangiava delle patate lesse, insomma che le preparava, e io nel garage c'era una macchina di suo fratello, una Mercedes Pagotta con targa tedesca, che utilizzava per andare e venire dalla Germania. E comunque, se vuole, signor Presidente, io sono in condizione di fare un sopralluogo e indicare il condito dove è. Senta, allora, vediamo un attimo. Dove c'era l'aditante, il padre, lui e... Vediamo allora un attimo di specificare, sì. Esattamente. Questa villa, aveva detto, è nelle vicinanze di quella dove è mancato attentato alla Daura. Il dottor Falcone nel periodo estivo o in altri periodi? Prego? Il dottor Falcone stava in questa villa in quale periodo dell'anno? No, signor Presidente, io non lo so, io sapevo che abitava, non sapevo nulla da quando e quando, da quello era un territorio che controllavano loro, non so da quando... Quindi dove, almeno per una parte del tempo, stava il dottor Falcone? Io dove c'è il dottor Falcone lo prendo come indicazione, da quando ci abitava, come ci abitava, non lo so questo. Va bene, allora, su questa questione della villa, lei ricorda in che periodo c'è stato? In questa di Madonia, ovviamente. In questo periodo c'era anche presente, che mi ricordo c'era pure presente Antonino Madonia, non mi ricordo qual è stato l'oggetto, quale motivo mi sono recato. Mi ricordo che mi ci sono recato. Quindi è andato in una villa, è giusto? Sì. In questa occasione c'era Antonino Madonia. Sì. Aveva la disponibilità Antonino Madonia di questa villa? Sì, andava, entrava e usciva come tutti i familiari, cioè entrava e usciva. Sì, e quindi tutti i familiari include anche Salvatore Madonia? Sì, credo che non ci fosse, che lo che mancava solo, che c'era pure altro, credo che fosse Giuseppe che era o era nel periodo della latitanza, già è stato scacciato, non mi ricordo, però mi ricordo che erano, che erano,
che ci sono andato, io sono andato in questa villa. Ma in questa occasione c'è un garagetto, si alza al primo piano, si entra dove sono stato io. Quindi c'è stato. Sì, come, sono stato là, sono stato come ci si arrivava a questa villa? Se com'è, prego? Dove si trova esattamente? Io ricordo come ci si arrivava? Sul litorale di che va dall'Acqua Santa verso Mondello. Su questo litorale, a un certo punto c'è il mare, a sinistra c'è questa villa. Io non sento nella zona, non so spiegarlo bene. A sinistra, facendo il percorso dall'Acqua Santa verso Mondello. Perfetto, dal lato monte, sopra la strada. Dal lato monte, sì. Quindi, e si trova questa villa. Perfetto. E in quale punto era? C'era qualcosa di particolare in quel punto in cui si trova questa villa? No, che mi ricordo di fronte non c'era nulla, c'era la scogliera, c'era il cancello, non vorrei sbagliare, c'era il cancello o c'era qualche cosa, comunque si entrava tranquillamente, entravamo, noi posteggiavamo sulla strada, e io mi ricordo la mia macchina, posteggiavo sulla strada e subito si entrava e si saliva sopra dove c'era l'abitazione, la cucina. E mi ricordo benissimo che c'era una macchina, non era 500, un pagoda, credo fosse Celestina, posteggiata sotto il garage, c'era la porta aperta con questa targa tedesca. E lei perché è andato in questa villa? C'era una motivazione particolare? Non mi ricordo, se in quel momento, se non vorrei sbagliare, eravamo impegnati su fatti che riguardavano Alcamo, però un ricordo così molto vago. Ma c'era un motivo per andare proprio in quella villa? Sì, sono andato in compagnia con lui, non mi ricordo, ci siamo fermati a mangiare a casa sua, ci siamo fermati a mangiare a casa sua, mi ha fatto preparare da sua madre una fetta di carne, lui si è mangiato due patate lesse, dopodiché abbiamo finito e ce ne siamo andati, credo che dovevamo andare ad Alcamo per cominciare a preparare qualche attentato, qualcosa del genere, però mi ricordo di esserci stato e mi ricordo questo particolare. Senta, questa presenza alla villa... E prima o dopo il fallito attentato nei confronti del dottor Falcone all'Addaro? No, molto prima. Quindi prima? Sì, molto prima. Che mi ricordo molto prima, non vorrei sbagliare, ma molto prima. Tentato omicidio nei confronti del dottor Falcone, e quindi molto prima? Sì, molto prima. Su questa questione, lei, il signor Madonia... ricorda se c'era una villa della vostra disponibilità in quella zona della Daura? Signor Presidente, prima che parlo desidero sapere la data, l'anno. Lei riesce a ricordare l'anno? No, il mese, il giorno, l'anno. Signor Presidente, non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo. Mi ricordo di essere stato in questa casa, mi ricordo in questa villa, mi ricordo della macchina, però non mi ricordo la data, non sono nelle condizioni di poterlo dire. Signor Presidente, siccome per dare un punto di riferimento cronologico, in sostanza l'attentato nei confronti del dottor Falcone alla Daura è il 21 giugno 1989. E rispetto a questo fallito attentato? Molto prima, perché c'era... Molto prima quanto? Mesi, anni? Prima, perché c'era, mi ricordo benissimo, la presenza di Antonino Madonia. Sì, dico, ma rispetto a questo fatto è mesi prima, anni prima? No, mesi, signor Presidente, mesi. Senta, ricorda magari cercando di... e collegarlo ad un altro punto di riferimento cronologico. Era in corso il maxi processo in quel periodo? Sì. In che stadio era, se lo ricorda? Non mi ricordo se era in primo grado o secondo grado, non mi ricordo con precisione. C'è qualche altro elemento? Eravamo nella fase del cosiddetto complotto Puccio. Che è l'89. Nella fase del cosiddetto complotto Puccio. Che poi sono stati uccisi il fratello. Aspetti, il complotto Puccio, nel senso che c'era in corso il complotto, oppure. No, il cosiddetto complotto, nel senso che Vincenzo Puccio stava complottando con Salvatore Rina e credo qualcuno dei Madonia e qualche altro. Era in corso
questo. Perfetto, credo che Vincenzo Pucci abbia fatto fare abbia ordinato qualche omicidio a Bagheria per mano del fratello di Francesco Marino Mannoia, Agostino, e da lì e poi ci siamo organizzati per poter contrastare questo evento. Quindi c'era appunto in attività in occasione dell'omicidio di Vincenzo del fratello Vincenzo Pucci, uno degli esecutori materiali è proprio Salvuccio Madonia. Sì, aspetti, per sì, quanto sì. riguarda però appunto siamo quindi prima siamo prima di questo fatto che Antonino Madonia rappresenta. Sì, dico, siamo prima dell'omicidio dello stesso Vincenzo sì. Pucci, giusto? Sì, in carcere, avvenuto in carcere. Il suo ricordo. E aspetti un attimo. Sì, dunque, in effetti l'omicidio di Vincenzo Pucci avviene l'11 maggio del 1989. E rispetto a questo omicidio, lei ricorda quanto tempo prima siete stati presso questa villa? Prima o dopo, là siamo, signor Presidente. Prima o dopo l'omicidio di Vincenzo Pucci? Signor Presidente, quello è stato un momento che ero a contatto ristretto con i Madonia, sia Antonino che con Salvuccio. C'era un periodo molto, molto che ci andavamo frequenti, quindi potevo dire prima, posso dire dopo. È stato un periodo molto, molto... Sì, ma dico, prima, abbiamo detto prima del fallito attentato in danno del dottor Falcone, che quindi è il 21 giugno del 1989, e l'uccisione di Puccio Vincenzo si verifica l'11 maggio 1989, e lei riesce a ricordare se fosse prima di entrambi questi fatti o prima di uno solo di essi? Gli avrei frequentato questa casa. Cioè, di essere andato con Salvatore Madonia? Posso dire prima e dopo di questo avvenimento. Cioè, prima, c'è andato due volte prima e dopo o solo una volta? Credo no, più di una volta. Se non vorrei sbagliare, ma più di una volta. Una volta sicuramente, ma forse due o tre volte. E queste volte in cui c'è andato si collocano prima o dopo questo? No, in questo, signor Presidente, diciamo che il periodo nel periodo del caso di Vincenzo Pucci. Sì, dico, ma Vincenzo Pucci era ancora in vita o era stato già ucciso? No, Vincenzo Pucci già, io sto dicendo, siccome il caso di Vincenzo Pucci è durato un giorno, è durato un bel lungo periodo, però in questa fase io già mi frequentavo, ci vedevamo sovente con i Madonia, sia con Antonino che con Salvuccio, non solo per fatto Pucci ma anche per fatti di omicidi avvenuti ad Alcamo. Quindi ci frequentavamo, in questo periodo ho cominciato a frequentare vediamo se ci possiamo riuscire ad altro volta. Io comincio la mia sorveglianza nel 1996, mi danno 3 anni di sorveglianza, 87, 88, 89. La mia sorveglianza finisce, se non ricordo male, 31 gennaio 89. Io da quel momento in poi comincio ad essere autonomo, prendo la patente, comincio ad essere autonomo e comincio a frequentare tra l'altro anche Antonino e Salvuccio Madonia, che frequentavo già da tempo, cioè che frequentavo dagli anni 70, come lui stesso ha detto. E dunque, allora, pigliando allora questo tema. E lei ricorda se c'era una villa nella vostra disponibilità alla Daura e se sia stata frequentata o meno da Brusca? Signor Presidente, che è stata frequentata da Brusca, questo non lo so. La villa è esistente ed è stata frequentata fino a 11-11-1980. I miei familiari hanno preso per il periodo, stiamo parlando 11-11, perché le dico questa data, 1980? Perché mio padre è stato arrestato in questa villa, signor Presidente, per un definitivo. Abbiamo passato solamente un'estate, o forse due estate, 1980. Cioè in questa villa abbiamo preso in affitto, che era in affitto. E questo si può controllare.
Brusca sostiene di esserci stato nel 1989. Si può controllare. È controllabilissimo. Senta, questa, quindi... quello che voglio precisare, se si tratta di una villa che è nel curvone della Daura. Non lo so, che non conosco la zona, sono nelle condizioni di poterla indicare col dito con un sopralluogo, signor Presidente. Io non conosco la zona, quindi non so dire curvone o non curvone, non conosco la zona. La curva della Daura è prima o dopo? Se lo... Prego? Rispetto a c'è una grossa curva della Daura, si ricorda se è prima o dopo? Signor Presidente, suppongo, non ho ricordi ben precisi della fotografia del luogo, penso prima, però posso pure sbagliare, non essendo io, signor Presidente, io non sono, se mi parlo un territorio di San Giuseppe Alto, gli faccio, gli spiego pure il numero civico di qualsiasi porta. Io quella Daura ci passavo semplicemente così, molto distratto, non andavo a fissarmi i punti, però in quella strada, in quella villa ci sono stato, la conosco e sono nella condizione di qualunque momento di poterci, se la Corte lo ritiene opportuno, predisporre un comunque per quanto riguarda, lei diceva quindi che questa villa è stata frequentata solo fino all'11 novembre 1980? Sì, signor Presidente, questa villa è stata frequentata per un certo periodo. L'abbiamo presa in affitto, signor Presidente. È stata presa in affitto. C'era l'insegna affitta e l'abbiamo affittato. Ora adesso non ricordo se è un'estate. Io non ci sono mai andato, signor Presidente, perché noi abitavamo ancora nel fondo San Gabriele, signor Presidente. Ancora non erano sequestrati bene. Io abitavo. Avevo signor Presidente, quello che racconta è un frutto di un'invenzione pura. Comunque, in sostanza, lei in questa villa. C'è stato o non c'è stato alla Daura? Sì, ci sarò stato qualche volta. La villa, i miei familiari. Ma dopo il 1980 non assolutamente, mio padre è stato arrestato, signor Presidente. L'11-11-1980 c'è un arresto, signor Presidente. Io latitante, dove me ne va? Il 1989, in questa via. Noi l'abbiamo avuta, adesso non ricordo, è riscontrabilissimo. Viene arrestato mio padre. E quindi nel 1980 voi abbandonate questa villa e successivamente. Ma no, io, i miei familiari, mia madre, se ne va, ritorna ad abitare al fondo San Gabriele insieme a me. Cioè, ci sono dei. La cosa che di la gestione dell'allevamento e dei fiori l'avevo io, signor Presidente. Lui dice di venirmi a trovare nel 1989. Una villa sola c'è, comunque, che noi abbiamo avuto in gestione, signor Presidente. E non si può dimenticare questa villa di cui parla Brusca. È nel curvone, signor Presidente, lei è di Palermo come me. Nel curvone c'è la prima villa, nel curvone sulla destra, scendendo verso il cimitero, signor Presidente. Ora, quando io dico di affermare, non so se è la prima, la seconda, la terza, la quarta, qua c'è un dato storico, 1989, io 1989, è impossibile. Senta, rispetto a quello, facendo il percorso, dalla zona dei rotoli verso l'ultima Mondello, villa sulla ascolti, è sulla sinistra. L'ultima, quindi, proprio villa, e ogni anno si affittava, ogni anno, ancora non so se questa tuttora. E non è stata più affittata da voi dopo il 1980? Non ne sappiamo niente, signor Presidente. Noi si dava in affitto. Ogni anno era presa in affitto. No, dopo il 1980 non è stata più quindi presa in affitto? Da noi no. Va bene. Perché praticamente dopo ci abitavano altri, signor Presidente, in questa villa. Prego. Che se no possiamo chiedere a Brusca se è in grado di descrivere la villa in questione, cioè l'immobile dove descrivere. Lui è stato, come era fatto, quanti piani, se c'aveva dei piani. Quanti piani aveva? No, mi ricordo i piani, non me li ricordo. Mi ricordo che c'era questo garagetto, si saliva da una scala, la cucina era ancora un po' anticotta, non era moderna. Non ho percorso altre stanze, quindi perché non ci sono entrato, ma mi ricordo nella cucina che era un po' ancora un po' antica, cioè un po' datata, quindi non mi ricordo benissimo che non era, come si dice, con mattonelle nuove e via dicendo, che c'era cucina e salone quasi attiguo, era nella stessa stanza,
qui se me lo ricordo benissimo, credo che fossero due piani, però non, signor Presidente, io quando una cosa non mi interessa non ci sono attento, però sono nelle condizioni di poterlo andare. Un altro partito, più parliamo di Magonia, chiedo scusa, più parliamo sempre nello stesso periodo, non so se prima o dopo, forse prima, io sono andato a casa dei Madonia, credo che lui fosse arrestato. Io sono stato, che è un altro particolare, nell'82 sono stato arrestato, e dove sono andato a finire? Prima era alla nona sezione, dopodiché il padre e Armando Buonanno sono stati arrestati, erano già stati arrestati, e hanno, allora si poteva fare, Luciardone tramite i medici hanno fatto in modo che io andassi nel loro camerone, e quindi io febbraio 82 ero in carcere con il padre, con Armando Bonanno e con Giuseppe Madonia. Stiamo parlando anno 1982. 82 c'ero io all'interno dell'istituto. Io 1982 c'ero pure io. Si ricorda se era presente anche Salvatore Madonia? Signor Presidente, ci sono i registri del carcere. No, febbraio nell'82, febbraio 1982, io ero alla sezione quarta infermeria del Lucciardone, e c'era il padre, il Armando Buonanno, Giuseppe Madonia. Non mi ricordo della sua presenza. Fino a quanto tempo c'è stato? Quindi, scusi, completando quel discorso della villa, lei quindi si ricorda cosa? Una cucina non... Una cucina datata, non datata, moderna. Sì, poi... Con materiale antico, c'era questa... diciamo, si saliva dalla scala esterna, e poi non mi ricordo più la strada, e poi la scogliera sottostrada, che si vedeva il mare. Ma la villa in sé era grande, piccola, se lo ricorda? Non era grande, era una bella villa. Mi ricordo che c'era questo garage, anche c'entrava la macchina, che c'era la porta, mi ricordo, a quella bilico, non vorrei ricordarmi male, era quella bilico perché era alzata, e c'era la Mercedes del fratello posteggiata, questo pagoda. Non ricordo altro, signor Presidente, però sono nelle condizioni di poterla indicare col dito. Comunque, se ci andiamo. Lei questa villa appunto ricorda se presentava una cucina piuttosto datata, se aveva... Signor Presidente, la villa è ancora là. Il dato storico che noi quella villa nel 1900, cioè è storico, è un dato storico, signor Presidente. Nel 1980 i miei familiari... ci sono stato poche volte in quella villa, perché, come le ripeto, io abitavo al fondo San Sebastiano. Sì, al fondo San Sebastiano, aveva detto. Per sì. Cui è di io non ci andavo perché non mi piaceva, signor Presidente. Senti, invece, per quanto riguarda il 1982, lei era quindi... eppure detenuto. Presidente, scusi. Prego, prego. Possiamo chiedere a Madonia due cose? Sì, prego. La prima, se la descrizione esterna data oggi da Brusca di quell'immobile corrisponde o meno all'immobile da loro frequentato nell'80. La seconda, se suo fratello ha mai avuto un Mercedes Pagoda e in che anno? Sì, va bene, allora vediamo un attimo questi due punti. Se come descrizione quella che è stata appena data ha dei punti in comune con il ricordo che lei attualmente conserva di questa villa. Signor Presidente, devo fare una piccola premessa. Qua non si sta parlando di villa. Le dichiarazioni di Brusca, che io le ricordo, sono che noi controllavamo, 89, controllavamo, Madonia controllava tutti gli spostamenti del dottore Falcone. Questa è la dichiarazione. Sì, devo partire da questo passo. Siccome questa villa, signor Presidente, e io non lo so come l'ha saputo, la villa è là, è ad angolo, è a ferro di cavallo. Signor Presidente, l'ultima villa che c'è sulla... La prima, venendo da, diciamo, dalla Daura, la prima sulla destra, venendo dal cimitero, l'ultima a sinistra. Io non la conosco, pochissime volte, perché la mattina comunque... gli do una spiegazione logica. Io la mattina, quando ero in campo, diciamo, se dovevo essere in villa, alle 5:30 mi devo alzare
per andare in campagna, perché dovevo fare la raccolta dei fiori, signor Presidente. Sente, sente, avevo gli operai. Sente, c'è una scaletta che parte dalla strada per raggiungere questa villa, se lo ricorda? No, no, non c'è una scaletta, signor Presidente. Scaletta non c'è. Io ricordo che si sale con la macchina. Si sale con la macchina. Perché era antipatica, signor Presidente. Per questo non ci andavo mai. Quindi sale con la macchina. E gli diceva a mia madre, scusi, signor Presidente, e gli diceva a mia madre, perché mia madre che faceva? Stava con mio padre e poi, verso mezzogiorno, aveva la testa che doveva venire in campagna. E io gli dicevo, o rimani qua, o ti stai con papà. Perché? Per quale motivo? Per girare, signor Presidente, fare l'inversione. Era un punto criticissimo. Quindi era un punto difficile. Molto difficile, signor Presidente, perché non si vede. Signor Presidente, lei lo conoscerà, questo angolone, sbucavano le macchine a 200 all'ora, signor Presidente. Senta, lei, c'era qualcuno dei suoi familiari che aveva una Mercedes Pagoda in un periodo? Mio fratello, ci fu un periodo che praticamente l'aveva, non una Mercedes Pagoda come dice lui, ma aveva una Mercedes. Ora, francamente, non lo so, signor Presidente, lui, Pagoda... Mio fratello Antonio, ho mai avuto. Però regolare, signor Presidente, mio fratello lavorava in Germania. Se lo poteva permettere. E anche noi di famiglia ce lo potevamo permettere. In che periodo era nella disponibilità di questa Mercedes? Signor Presidente, io parlo degli anni... Stiamo parlando degli anni 80. Quindi negli anni 80 avevo questa Mercedes Pagoda. Aveva una Mercedes, signor Presidente. Scusa, signor Presidente. Chi è questa Mercedes? Aveva 4 posti o 2 posti? Adesso non ricordo. Non camminavo con me. Questa Mercedes, in che periodo degli anni 80 l'aveva suo fratello? All'inizio o alla fine degli anni 80? Non me lo ricordo, signor Presidente. Io ricordo che avevo una Mercedes, signor Presidente. Suo fratello Antonino lavorava in Germania con appoggiato con Vito Roberto Palazzolo, signor Presidente, che faceva il rappresentante di gioielli, e che suo fratello Antonino quindi suo fratello lavorava in Germania, giusto? Aspetti, in quel periodo aveva in qualche modo dei rapporti lavorativi con i Palazzolo, Vito Palazzolo, Roberto? Signor Presidente, io non mi ricordo quali erano i rapporti che aveva. Io so che lavorava, io ero piccolo a quell'epoca, signor Presidente, non mi interessavo delle cose, andavo a scuola, non mi interessavo delle cose che faceva mio fratello a quell'epoca. Sì. Lui, dopo che, mi permette, signor Presidente, dopo che finì di scontare la pena, si diplomò e tutto, e prese questa pista di andare, di fare il commerciante di pietre preziose. E cioè, risulta, lavorava in una ditta, signor Presidente, e ogni estate ritornava. Vabbè, ci sono su questi punti altre domande? E la difesa vuole fare altre domande? Sì, prego. Io, quindi, per quanto riguarda i periodi di detenzione, si faceva riferimento a un periodo detentivo da parte di Madonia del padre Francesco, e che insomma veniva indicato con sentenza passata in giudicato quale reggente del mandamento di Resultano. Ora, io volevo chiedere, in relazione a questo fatto, cioè che nonostante la detenzione fosse ugualmente il reggente, se questa circostanza corrispondeva al Brusca, cioè se Madonia Francesco, rispetto alla riunione diciamo ristretta del 1992, che oggi non ha ricordato, ma nel nostro procedimento, in questo procedimento ha detto 20 febbraio, perché è la data di nascita, credo, del signor Brusca, se effettivamente risulta che Madonia Francesco avesse dato, nel caso di specie, un benestare a Salvatore Rina rispetto alla deliberazione e all'esecuzione dell'omicidio Falcone. Posso, Presidente? Sì. Il punto di contrasto qual è? Rispetto alle dichiarazioni di Salvuccio Madonia, il punto di contrasto qual è? Che avesse mantenuto il ruolo di... io la dichiarazione di Brusca la conosco, io voglio capire qual è il punto di contrasto rispetto alle dichiarazioni del signor Salvatore Madonia, che tra l'altro si riferisce in un periodo... Ho fatto la premessa io, Presidente. La premessa era, la domanda è stata, suo padre ha avuto questo tipo di ruolo secondo quelle che sono le sue conoscenze, lui ha risposto e ha detto,
secondo quelle che sono, come dire, le emergenze processuali, mio padre ha avuto questo ruolo. Presidente, scusi, qui parliamo, lo posso dire pure io, faccio io il confronto con Brusca. Cioè, secondo le sentenze, Tizio è mafioso, ma che cioè, non è una dichiarazione questa. Qui è una dichiarazione in cui si dice, c'è una sentenza in cui Tizio è reggente, allora facciamo il confronto tra la sentenza e il signor Brusca. Non c'è una dichiarazione di Madonia sul punto, Presidente. Come no? No, non c'è una dichiarazione, è una dichiarazione che fa riferimento in ad una realtà sentenza. Il confronto presupporrebbe un contrasto tra le dichiarazioni. Allora, vogliamo un poco chiarire questo punto. Cioè, lei cosa vuole... Presidente, o Madonia dice quello di cui è a conoscenza lui, oppure non possiamo fare un confronto tra Madonia che dice, c'è una sentenza che parla di mio padre, e allora sentiamo Brusca che dice. Perché quella sentenza può essere anche il frutto delle dichiarazioni di Brusca. Non c'è un dichiarato, le chiedo scusa, non c'è un dichiarato di Salvuccio Madonia su questo punto. In effetti presupporrebbe un contrasto tra le dichiarazioni. Vediamo un attimo di chiarire. Allora, lei lo specifico punto su cui potremmo eventualmente chiedere a Madonia direttamente qualche... qual è la sua versione? Presidente, le chiedo scusa, Madonia ha fatto un esame, e anche oggi su sua domanda, ha fatto un esame in cui è stato più volte chiesto su perché il presupposto di fondo poi per poter chiedere alcuni argomenti è chiaramente la militanza all'interno dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e i ruoli rivestiti da lui e dai suoi familiari, questo è evidente, no? Quindi, e su queste domande, sia in sede di esame del pubblico del Ministero, ma anche su sollecitazione delle signorie vostre, oggi il Madonia ha dato una risposta che è quella che abbiamo tutti sentito, ci sono delle sentenze, quindi non è che riferisce a un portato conoscitivo proprio, riferisce a un portato conoscitivo giudiziario che non ha alcun rilievo in questa sede. Presidente, mi pare che Madonia avesse detto, io non ho mai partecipato a riunioni di commissione, dopodiché credo che lo stesso abbia anche affermato di non essere a conoscenza della partecipazione di altri familiari, chiaramente, implicitamente, rispetto a una deliberazione dell'omicidio del dottore Falcone. La mia domanda è, visto che nessuno dice Madonia ha partecipato dei miei familiari perché erano tutti in carcere, giusto, a questa deliberazione, se invece al Brusca risulta che qualcuno della famiglia Madonia, ed in particolare Madonia Francesco, ha preso parte a questa deliberazione nonostante la deliberazione. Siccome in effetti però il punto non è chiarissimo nelle dichiarazioni fatte precedentemente, allora lei sa se qualcuno dei suoi familiari abbia comunque preso parte ad una decisione riguardante l'omicidio del dottor Falcone? No, signor Presidente, non sono a conoscenza se i miei familiari hanno partecipato a riunioni di commissione, però c'è un dato di fatto, che sono le dichiarazioni di Cangemi. No, come sua versione, non come dichiarazioni altrui rese in sede processuale. Brusca, se quindi sa. Lei non sa se qualcuno dei suoi familiari ha preso parte a questa deliberazione? È in carcere. Come? Madonia Francesco, è in carcere. E lei scusi, sa... Presidente, il contrasto dov'è? Il contrasto dov'è? Madonia afferma di non sapere, non sì, di escludere. Però vediamo un attimo. Lo escludo. Lei lo esclude? Lo escludo, perché mio padre è in carcere. E lei sa se qualcuno dei familiari di Madonia Salvatore ha preso parte a questa deliberazione dell'omicidio del dottor Falcone? Io non lo so se ha partecipato alla deliberazione, però signor Presidente mi domando, se Madonia ha detto che lo esclude, cioè come fa a escludere se non fa parte di Cosa Nostra? C'è lui che ne sa. Comunque dico, lei sa chiedo scusa, signor Presidente, qualcuno dei familiari di Madonia Salvatore ha preso parte a questa deliberazione dell'omicidio? Signor Presidente, io non so più come dirlo, io non sono un tecnico, non sono, senza offesa con l'avvocato, non sono un tecnico e non posso entrare nel merito. Però mi sembra di fare un confronto tra sordi. Sto parlando. No, però lasciamo stare le opinioni sul confronto. Su questo fatto specifico. Cioè... Ascolti, sì, chiudo. Io non ho mai assistito nel periodo fino all'89, tutte le riunioni in cui sono state fatte, il contenuto di cosa è stabilito e cosa non è stabilito. Io so semplicemente che io, assieme a Antonino Madonia, dopo l'omicidio del dottor Chinnici ci siamo recati io e Giuseppe Giacomo Gambino a dove il dottor Giovanni Falcone frequentava un amico, un certo Puccio, poi da lì non è stato possibile, abbiamo cominciato a studiare al tribunale. Io so semplicemente che ho preso ordine da mio padre, da dottor Rina, di cominciare assieme a Antonio Madonia di cominciare a lavorare per l'omicidio del dottor Falcone. Per farlo vuol dire che qualcuno l'avrà stabilito, signor Presidente. Io sono stato affiliato nel 75-76, ho fatto parte di Cosa Nostra. Madonia dice che non esiste, lo esclude, però non fa parte di Quindi Cosa Nostra. Lei diceva di avere preso parte ad una attività di appostamento. Totalmente.
Come? Totalmente. E finalizzata quindi ad uccidere il dottor sì. Falcone, subito dopo l'omicidio del dottor sì. Chinnici. E mi rendo conto, sì, cioè siccome mi l'omicidio del dottor Chinnici è il 29 luglio del 1983, e lei ricorda la distanza di quanto tempo si cominciarono ad effettuare questi appostamenti? Subito, signor Presidente, è passata una settimana, non è più nemmeno, mi ricordo che... Dopo... Sì, subito, perché mi ricordo che anche qui siamo andati a Trapani, li siamo fermati... Quindi subito dopo la strage di via Pippitone Federico? Perfettamente, abbiamo cronificato la strada di Pizzolungo per poter per trovare la via di fuga, abbiamo fatto quello che non è stato possibile, che era troppo rischioso... Perché dopo di Pizzolungo, cosa c'entrava? Nella strada di Pizzolungo, cioè partendo da Trapani, per non prendere la strada in caso di posti di blocco e quant'altro, quindi fare una strada alternativa, ci hanno indicato che c'è una strada serrata. Sì, ma dico perché da Trapani? Qual era? Perché il dottor Giovanni Falcone si diceva che frequentava Trapani, che in quanto frequentava un amico, un certo Puccio, che spesso si vedevano. Sì, e quindi c'era un appostamento funzionale ad omicidio da commettere. Quindi bisognava individuare questa frequentazione, ma prima della frequentazione vedere i tempi di realizzazione della progettazione omicidiaria, quindi se era possibile farlo, quindi abbiamo fatto una sorta di sopralluogo e verifica dei tempi per poterlo fare e via di fuga. E questa cosa avviene in quale anno, quindi? La strage del dottor Chinnici è avvenuta il 23 maggio 92, all'occasione del rappresento che andò... No, la strage in cui rimane ucciso... No, chiedo scusa, il 19 luglio, 29, luglio, 29, luglio 82. 83. Giusto, chiedo scusa, signor Presidente. Allora, in sostanza, chiedo scusa. A questo fatto... Non aspetti, quando... all'occasione ricordo che Antonino Madonia si aveva creato un alibi appositamente per quel giorno... attraverso il Vito Roberto Palazzolo, che lui diceva si trovava in Germania a lavorare con i gioielli. Purtroppo Antonio Madoni è stato smentito, non da me, che visto è stato Madoni. No, però dico, lasciamo stare un attimo. No, chiudo, signor Presidente, mi faccia spiegare, perché Madoni fa l'esigenza a me di quello che dico io. C'è Francesco Palanzemo, Francesco Gallo Giroganci e credo qualche altro che hanno partecipato a questa strage e hanno visto la presenza di Antonio Madoni. Dopodiché, signor Presidente, io ho oltre a questo di Pizzolungo, poi mi sono andato a perdere una settimana, messo di fronte al bar del Tribunale, per vedere quando arrivava il barista, se portava il caffè, quando poi arrivavano altri, per studiare qual era meglio l'opportunità per poter collocare una bomba davanti al palazzo di Tribunale, che allora non c'erano tutte queste precauzioni di ora, per colpire il dottor Falcone all'entrata quando scendeva dalla macchina, accompagnata dalla scorta, per entrare dentro il palazzo. E questa progettazione, quindi, di una... esplosione davanti al tribunale di Palermo, sì. Giusto? In quale periodo si colloca? Il 19 luglio 83, subito, signor Presidente, io una settimana, 10 giorni. Il periodo successivo, quindi. Sì, successivo. Ecco, allora, questa progettazione vede in qualche modo presente o comunque con un contributo qualcuno dei familiari di Salvatore Madonia? Antonino Madonia. E cioè? Cosa fa? Che Salvatore Rina mi dà, assieme, si chiama a me a lui e ci dà il compito. Poi ho trovato anche Giuseppe Giacomino, in cui Salvatore Rina era, diciamo, il suo braccio. E che compito vi dà? Di portare a termine l'omicidio, di cominciare a lavorare, a progettare l'omicidio del dottor Giovanni Falcone. Vabbè, comunque, c'erano altre domande su questo punto? No, Presidente, però mi sono un attimino perso. Io non ho... Lui ha parlato di... Sì, io non ho capito se questo è l'unico episodio che ha sua conoscenza rispetto alla famiglia Madonia. Rispetto alla famiglia Madonia, sa se ci siano... Presidente, scusi un secondo, però, qui non è un nuovo esame di Brusca. Cioè, qui è un confronto. Sì, però... Il confronto si deve fare tra dichiarazioni contrapposte. Non l'ho capito io. Ma se Madonia nulla sa... di queste circostanze, no, però lui, ma escluso cosa? Escluso che la sua partecipazione abbiamo fatto, dei suoi familiari. Cioè, Madonia ha escluso che il fratello abbia partecipato ai tentativi omicidiari. Comunque, escluso qualsiasi ruolo dei propri familiari rispetto all'uccisione del dottor Falcone. Sentiamo allora, lei ricorda altre forme di partecipazione di qualcuno dei familiari di Madonia o alla deliberazione o alla esecuzione dell'omicidio o comunque di progetti omicidiari
Io direttamente o indirettamente non ho mai assistito a una partecipazione di Francesco Madonia dove lui ha stabilito la morte di del dottor Giovanni Falcone. Se questa è la risposta che la domanda. Però sa se in qualche modo anche indirettamente. Per me è sintomatico, signor Presidente, al momento in cui Totorrina mi chiama alla presenza di Antonio Madonia e ci dà l'incarico esecutivo per portare a termine, per me l'hanno stabilito, l'hanno voluto. Io posso dire, allora dico di più, che è stata proprio una volontà di Antonio Madonia, forse non so per quale motivo, c'avevo qualche rancore, non lo so, in particolar modo, però dare questo incarico vuol dire che ne hanno parlato. Senta, in questo incarico viene conferito, abbiamo detto in quale, quando e dove? Allora, il periodo è sicuramente dopo la strage del dottor Chinnici. La casa era sempre un parente di Cancembero, non c'è né questa villa né anche quella del Cutter, un'altra che in questo momento non mi ricordo. Era una casa un po' strimensita, diciamo piccolina, dove eravamo 4-5, credo che era una casa che abbia procurato o Raffaele Ganci o il Cancemi stesso, comunque eravamo sempre quella zona. Il periodo è quello, signor Presidente. Lei sa se suo fratello Antonino abbia in qualche modo ricevuto un incarico o espletato un incarico finalizzato a questi appostamenti per progettare un omicidio nei confronti del dottor Falcone? Signor Presidente, io a quell'epoca ero detenuto. Io sono stato ininterrottamente detenuto fino al 1987. 82 sì. Sono stato arrestato. Quindi lei non sa di questa... No, non ne sono a conoscenza. E la scusi, Presidente, se gli possiamo chiedere se sa come domanda antecedente, perché sì, per partecipare sì, a alcune cose bisogna esserne altre, per come lo conosciamo, se sa se il fratello ha fatto parte di Cosa Nostra. Sì, sì, sa se comunque facesse parte di Cosa Nostra, suo fratello... Lo escludo. Vabbè, ci sono altre domande che volete porre? Sì, signor Madonia ha riferito, Presidente, che... E c'è stato un processo dove lui era pure imputato per l'uccisione dei familiari di Marino Mannoia e anche riferito che in quel procedimento è stato escusso il collaborante Brusca Giovanni. La mia domanda è se ricorda il collaborante Brusca Giovanni di avere riferito circostanze in relazione a questo fatto e quindi anche in relazione peraltro anche ad altri fatti e innanzi l'autorità giudiziaria. Siamo un ricordo di questo. Però no, in questi termini non c'è la sentenza, in questi termini però, allora se ricorda troppo... la data dell'omicidio dei familiari di Marino Mannoia. No, non me la ricordavo. No, lei non le ricorda quindi la data di questo? La data dell'omicidio. Non me lo ricordo, mio Presidente. Credo che fosse fine 89, inizio 90, però non me lo ricordo. Se lui era imputato in quel procedimento si può chiedere, Presidente, non mi pare che... Lei era imputato in questo procedimento? Assolutamente no. Ecco, perfetto. È stato sentito come collaboratore, il procedimento a ieri più altri, cosiddetto tempesta, Presidente. Sì. In quel procedimento sì, non l'abbiamo ho capito, recuperato la sentenza della Cassazione, ma non abbiamo quello di merito, però dichiaro solamente questo. Sì. Poi l'ultima domanda era questa. Il signor Brusca ha riferito nelle sue pregresse dichiarazioni che in quel periodo, quindi parliamo nel 91, fosse libero Madonia Salvatore. Madonia Salvatore ha riferito che in quel periodo era libero latitante e non solo lui, ma c'era qualche altro familiare libero. Io vorrei chiedere a Brusca, sappiamo quello che ci ha detto anche Madonia, se conferma questa circostanza, cioè che nel 1991 qualcuno dei familiari fosse libero e quindi che non era solamente libero Salvatore Madonia per come si è detto quando è stato escluso. Presidente, io le chiedo scusa, io sto assistendo, mi sembra, a un esame di Brusca, a un esame suppletivo di Brusca con domande di recupero. No, però sono effettivamente... Ma non è un confronto, sì, cioè dove la discrasia? Però proprio questa questione è connessa a quelle di cui si è parlato. Lei ricorda se vi fosse nel 91 qualche altro familiare di Salvatore Madonia è stato in libertà? Ora non mi ricordo, ma il 90, penso a Aldo Madonia, però non sono sicuro. Aldo Madonia, quindi?
ma che non c'entra nulla con tutte queste vicende. L'ho pure difeso. Adesso. Ma dico, oltre a altri familiari ce n'erano liberi. Non mi ricordo, signor Presidente, io non ricordo. Senta, chi era, i suoi familiari, c'era qualcuno libero nel 91? Sì, signor Presidente, cioè? Nel 91 c'era libero sia Aldo che Giuseppe, signor Presidente. Anche Giuseppe Moloni era libero? Giuseppe libero era, signor Presidente, sì. Nel 90, è libero dal 1990 mio fratello, cioè esce in scadenza mio fratello. Sì. E viene riarrestato, adesso non vorrei sbagliarmi, ma bensì alla fine del 91. Va bene, allora se non ci sono altre, ci sono altre domande, il pubblico ministero, altri difensori, no? Va bene, allora sì, possiamo... Sì. Se mi permette, signor Presidente, perché può darsi più l'occasione di incontrare Brusca, se non mi manda qualche altro processo. Quello che volevo dire, poc'anzi, si è parlato 1989, familiari, sì. Ma noi, è giusto. E francamente, un poco prima... C'è il fallito attentato alla Taura. Sì, l'avevamo detto già. Sì, ma c'è riunione di commissione. Signor Presidente, c'è una riunione di commissione per questo, per il fallito attentato. Alla realizzazione di questo attentato? Signor Presidente, io ho detto che non ho mai partecipato alla riunione del fallito attentato. No, ma comunque, che lei sappia non se lo so. Non lo so. Vabbè. D'accordo, allora se non ci sono altre questioni possiamo concludere il confronto con Brusca, quindi Brusca può andare in sostanza. Okay, buongiorno. Grazie a lei, grazie a tutti. Buongiorno, grazie.